Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare del cerchio delle tonalità. Che cos'è? Semplicemente un escamotage per poter capire come funzionano le tonalità d'impianto che troviamo. Qui ci sono tutte le tonalità di impianto possibili che troviamo nella musica, e quindi partiamo da Do maggiore relativo a La minore, che ha nulla in chiave, come vedete, per arrivare ad avere sette bemolli o sette diesisi in chiave nelle relative tonalità. Quindi partiamo dalla cosa semplice. Come faccio a riconoscere una tonalità? Allora, innanzitutto devo imparare che la consecutio dei diesis e dei bemolli rimane sempre quella. La consecutio cos'è? Il primo diesis, poi se ne ho due, poi ne ho tre, poi ne ho quattro, eccetera, eccetera. Il primo sarà sempre il Fa, il secondo il Do, il terzo il Sol e così via. Quindi Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si è la consecutio dei diesis che posso trovare in chiave, quindi vicino alla chiave di violino. La consecutio dei bemolli è Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa, che è esattamente è il ritorno dei diesis. I diesis vanno da questa parte, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Si, Si bemolle, Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa e torno indietro. Molto semplice, impararle come le tabelline aiuta molto. Dopodiché abbiamo degli escamotage per andare a non imparare tutto questo a memoria, ma a ricavarlo. Allora, ho una tonalità con dei diesis, ad esempio tre diesis. Ammettiamo che questa non ci sia. Ho una tonalità con tre diesis e non so immediatamente riconoscere che è La maggiore. Non c'è problema. Parto dal Do. Il Do non ha nulla in chiave, quindi parto dal Do e salgo di una quinta partendo da Do, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, arrivo a Sol maggiore, un diesis, il Fa. Riparto da Sol, Sol, La, Si, Do, Re, arrivo a Re maggiore, due diesis, Fa e Do. Riparto da Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, arrivo a La maggiore, tre diesis. Ed eccoci, arrivati qui. Quindi siamo saliti di una quinta, due quinte, tre quinte. La stessa cosa lo possiamo fare anche con i bemolli. Quindi Do, Si, La, Sol, Fa, Fa maggiore, Si bemolle in chiave, Fa, Mi, Re, Do, Si bemolle, perché si parla sempre di quinte, quindi di intervalli. Quindi Si bemolle, Si e Mi. Si, La, Sol, Fa, Mi, Mi bemolle, sono sceso di un'ulteriore quinta per trovare Si, Mi e La bemolle in chiave. Già se riuscite ad imparare questa prima fetta che corrisponde a centinaia di migliaia di spartiti, riuscirete ad individuare prima il tipo di tonalità d'impianto e ad interpretare sicuramente meglio il brano. Queste note invece, queste sigle, scusate, non note che ci sono all'interno, il cerchio più piccolo, diciamo, fa parte della stessa tonalità, solamente che è la sorellina minore. Quindi Do maggiore, La minore, Sol maggiore, Mi minore, Re maggiore, Si minore, La maggiore, Fa diesis minore. Dalla parte dei bemolli ho Fa maggiore, Re minore, Si bemolle maggiore, Sol minore, Mi bemolle maggiore, Do minore. Le sorelline minori sono semplicemente degli impianti tonali, quindi hanno delle scale, degli arpeggi differenti rispetto alla tonalità maggiore e sono ricavabili, se non ce le ricordiamo a memoria, scendendo di una terza, quindi Do, Do, Si, La. Do maggiore, La minore. Questo è Mi maggiore, Mi, Re, Do, Do diesis minore. Perché scendere di
3 gradini contando, non vuol dire di scendere di 3 toni. Ok? Quindi tutte queste informazioni per ora prendetele per buono. Dopodiché, se avete la pazienza invece di andare a studiarvi quali sono gli intervalli reali che ci sono tra una nota ed un'altra, che possono essere intervalli maggiori, intervalli minori, intervalli giusti, intervalli diminuiti o semidiminuiti e così via. Capirete come mai questo cerchio delle tonalità funziona per tutta la musica. Per ora è tutto ed è un'infarinatura del cerchio delle tonalità. Vi lascio al prossimo appuntamento e vi auguro un buono studio. Ciao!